interrupt this program. This is an international emergency message. Please stand by for instructions. Nuclear devices have detonated in the following cities: New York, Paris, London, and Los Angeles. Buonasera amici telespettatori, nuovo appuntamento con In Pagina. Vogliamo parlare dell'inaugurazione in apertura della Cittadella dello Sport. Lo facciamo con uno dei protagonisti di una giornata che è stata memorabile e straordinaria per la città di Ferentino e non solo, per tutto l'intero territorio provinciale. Lo facciamo con il sindaco e presidente della provincia, Antonio Pompeo, che saluto e ringrazio di essere qui con noi. Salve. Buonasera e benvenuto. Ecco, vogliamo vedere in apertura come è la Cittadella dello Sport e poi facciamo un bilancio di come è andata la giornata. Avete visto dalle immagini come è stata realizzata la struttura del centro sportivo, la Cittadella dello Sport cosiddetta Ferentino. Ecco, un grande sforzo da parte dell'amministrazione comunale di Ferentino, Pompeo, ma anche del privato. Si è realizzata questa struttura all'avanguardia, come lei sempre dice. Beh, sicuramente è stata una grandissima giornata quella di mercoledì 20 gennaio, non solo per la città di Ferentino ma per l'intera provincia di Frosinone. L'inaugurazione di una struttura sportiva all'avanguardia, una struttura a servizio del Frosinone Calcio che quotidianamente svolge proprio gli allenamenti e la preparazione presso questa struttura, ma è una struttura quale punto di riferimento per la cittadinanza, per le associazioni sportive e per i giovani della nostra città. Lo sport è un aspetto fondamentale della vita di tutti i giorni. Lo sport, la sana disciplina sportiva, aiuta a crescere e a formare i giovani della nostra città, del nostro territorio. Per questo stiamo puntando molto sullo sport e sulla riqualificazione e realizzazione di strutture sportive nel nostro territorio, quali centri di aggregazione. Quindi quella di mercoledì è stata veramente una bellissima giornata, non solo di sport, per le motivazioni che dicevo poc'anzi, ma anche quando si taglia un nastro è sempre una giornata bella, una giornata positiva, vuol dire che qualcosa ha funzionato, ma soprattutto che siamo arrivati al termine di un lavoro che è durato veramente poco, solamente 6 mesi, abbiamo iniziato i lavori il 20 di luglio e il 20 gennaio abbiamo inaugurato questa struttura. Questo è stato possibile grazie al grande lavoro sinergico, un lavoro quotidiano e attento da parte del pubblico e del privato, da una parte l'amministrazione comunale della mia città, e ringrazio veramente tutti gli uffici ma anche l'amministrazione stessa, consiglieri e assessori che hanno creduto sin dall'inizio su questo progetto, lo hanno sostenuto, e dall'altra parte i privati con la SD Pro Calcio Ferentino e il Frosinone Calcio. 6 mesi di intenso lavoro che sono stati ben ripagati. Hanno posto la nostra città al centro dell'attenzione internazionale, visto poi che in quella giornata si è disputata anche una partita di cartello come un'amichevole tra Italia e Spagna.
che ha lasciato molto molto soddisfatti i rappresentanti della Federazione Italiana Gioco Calcio, erano presenti le massime autorità, dal presidente Tavecchio al vicepresidente UEFA Abede, ma tantissimi altri rappresentanti del mondo sportivo. E penso che questo debba essere motivo di orgoglio e di soddisfazione per il nostro territorio. Anche perché un nostro concittadino, Gianni Chedda, ha fatto i complimenti all'amministrazione comunale perché ha detto da tempo non vedeva gli spalti delle tribune così piene, anche perché hanno partecipato a fare da cornice e da sfondo a questa magnifica giornata un pubblico abbastanza numeroso. In mattinata i ragazzi delle scuole che hanno partecipato e poi lei, Presidente, ha rimarcato anche l'importanza delle giovani generazioni Certo. che insomma, guardano allo sport con passione e Sì. dedizione. Beh, Ecco, quanto è importante questo? dicevo poc'anzi, è molto molto importante. Cercare di coinvolgere i giovani nell'attività sportiva vuol dire sottrarre tempo ai giovani stessi, a quelli che sono e possono essere gli input negativi della vita di tutti i giorni. L'associazionismo, insieme alla famiglia e alle istituzioni scolastiche, sono e devono essere dei punti di riferimento per i nostri giovani. E questo è quello che, in cui crediamo e per questo stiamo lavorando. Oltre al fatto di tutti i benefici che si possono avere anche a livello economico, molto spesso si parla di rilanciare il nostro territorio. E questo può essere un modo per rilanciare l'economia, e soprattutto per creare un indotto economico attorno allo sport, attorno al calcio. Basti vedere che in questo primo scorcio di campionato di Serie A, tantissime realtà, squadre della Serie A che sono venute qui in provincia di Frosinone per disputare la partita con il Frosinone stesso, hanno usufruito delle nostre strutture, dal Verona al Torino al Napoli e prossimamente anche la Juventus. Ecco, lei prima ha detto che hanno partecipato, e così lo è stato, il Gota proprio del calcio italiano, era presente Abete, Abodi, Tavecchio, e anche loro hanno fatto i complimenti ad una struttura di base che necessita una squadra di calcio come il Frosinone non solo. Però era presente insieme a lei il padron del Frosinone, Maurizio Stirpe, che ha fatto una dichiarazione un po' a sorpresa, dicendo che la struttura verrà implementata con uffici che verranno trasferiti, la sede della Frosinone Calcio verrà addirittura trasferita a Ferentino, ha parlato di un nuovo campo di calcio. Ecco, io le faccio sentire le dichiarazioni di Maurizio Stirpe e poi commentiamo perché si rivolgeva proprio a lei. Diciamo che adesso io vorrei completare questa realizzazione che è stata fatta facendo un ulteriore intervento. Vorrei realizzare un ulteriore campo in erba, realizzare diciamo, una palestra su una struttura fissa, un ulteriore spogliatoio e poi uffici della sede, perché ritengo che alla fine poi bisogna che si sia tutti in un unico luogo. Diciamo, per lavorare insieme agli altri, scuola calcio, settore giovanile, prima squadra, in un modo sinergico. Quindi ho già chiesto al sindaco Pompeo di esaminare questa nostra richiesta perché la vorrei realizzare, insomma, entro il mese di luglio di quest'anno. A quel punto avremmo veramente una struttura di eccellenza, di prim'ordine, non solo a livello nazionale ma anche a livello internazionale. Presidente, una società che si sta consolidando nelle strutture, ma quanto è importante mantenere la Serie A, o se dovesse succedere, le auguro che non sia così anche il Presidente Tavecchio, se non sarà una tragedia comunque retrocedere in Serie B? Ma io penso che noi abbiamo le carte in regola per poter rimanere in questa categoria. Bisogna naturalmente fare i punti. In questo momento non è che siamo in linea con i programmi, lo siamo stati fino alla fine del mese di novembre, i primi giorni del mese di dicembre. In questo momento abbiamo qualche fragilità, qualche difficoltà che non era stata preventivata e alla quale stiamo cercando di porre rimedio. Ritengo che stare qui e competere in un mondo che ha, diciamo, un altissimo livello che richiede un altissimo livello di performance per uno che parte
da zero, diciamo, fa una fatica, non dico doppia, ma anche tripla per starci. Quindi è chiaro che sarà molto difficile, ce la metteremo tutta, proveremo a fare tutto quello che diciamo si deve fare, ma tenendo presente sempre di non un principio, quello di non perdere la testa, perché non si può perdere la testa. Perdere la testa significa poi non centrare l'obiettivo e sparire dal mondo professionistico che conta, bruciando 15 anni di sacrifici e di investimenti che sono stati fatti per arrivare fin qui. Quindi ritengo dobbiamo certo fare tutti gli sforzi indispensabili, ma tenendo sempre la barra dritta e capire che l'interesse alla permanenza e alla fortificazione della società è prioritario rispetto a tutti gli altri interessi che gravitano intorno alla società stessa. Pompeo, 6 mesi per realizzare la struttura della cittadella dello sport, i tempi sono stringenti anche per realizzare un ulteriore campo di calcio e tutte le cose che poi ha illustrato il patrono del Frosinone Maurizio Stirpe. Ne ha parlato con lei, le ha fatto questa proposta, che ci dice a tal proposito? Siamo già partiti, siamo già al lavoro, abbiamo già messo alle spalle quella bellissima giornata e già veramente ci stiamo rimboccando le maniche per portare avanti questo progetto. Un progetto che già rappresenta una grande eccellenza. Basti leggere il saluto di Davecchio in occasione della manifestazione di mercoledì, dove qualifica la nostra struttura tra le migliori a livello internazionale, tanto da poter ospitare in futuro, come ha fatto mercoledì, gare di calcio a livello internazionale. E quindi questo ovviamente è motivo veramente di grande, grande soddisfazione. Progetti ambiziosi, insomma, a cui aspira la città di Ferentino e non solo. Adesso siamo abituati a standard elevati e bisogna mantenerli. Questo è il problema. Allora parliamo del bilancio invece di questo del 2015 appena passato per la città di Ferentino. Ecco, se volessimo stilarlo, positivo o no? Beh, sicuramente positivo, la risposta è nei fatti. Abbiamo parlato di qualche minuto fa, è l'ultima delle cose positive realizzate in quest'anno, appunto la realizzazione della città dello sport, ma sono stati veramente tanti gli interventi fatti in ogni settore e in ogni ambito dell'amministrazione comunale della nostra città, senza mai perdere di vista quella che è l'efficienza e l'organizzazione della macchina amministrativa, ma soprattutto abbiamo messo in campo un'azione amministrativa tenendo sempre i conti in ordine, e questo certamente non è poco. Dicevo, abbiamo operato in ogni settore, ci siamo qualificati con tantissime iniziative. Ricordo l'azione di recupero del giudice di pace. Ferentino non era più sede del giudice di pace, grazie ad un intervento mirato e specifico, oggi la nostra città torna ad essere sede dell'ufficio del giudice di pace, ma con un comprensorio ancora più esteso rispetto al passato. Prima Ferentino aveva come competenza territoriale solo la città di Ferentino, oggi questa competenza si è allargata con altre città, Anagni, Piglio, Acuto, Serrone, Paliano, quindi per questo ovviamente arricchisce ulteriormente la nostra città, crea anche attraverso la presenza di questo servizio, oltre a un servizio, scusate il gioco di parole, nei confronti dell'utenza, dei cittadini, anche, crea anche un indotto economico per tutti i professionisti, avvocati e cittadini che si recheranno presso l'ufficio situato nella nostra città. La Casa della Salute, so che questi giorni è oggetto un po' di qualche polemica, ma noi siamo abituati a rispettare gli impegni, anche non essendo una nostra competenza, qui c'è la competenza dell'ASL, ma in occasione della conferenza stampa questo progetto è stato presentato e noi siamo intenzionati a portarlo avanti. Stiamo continuando, anche il giorno stesso, quando qualcuno ci accusava che stavamo facendo festa, il sindaco si è interfacciato con l'azienda ASL
e quindi stiamo portando avanti questo progetto e veramente a giorni potremmo dare inizio ai lavori. Un'altra risposta importante per il territorio, che affianca tutte quelle che sono poi le opere pubbliche realizzate. Ricordo l'inaugurazione della rotatoria il 23 dicembre, una bellissima opera che dà decoro a uno degli ingressi della nostra città, nello stesso tempo crea quegli standard di sicurezza su un asse viario molto trafficato come la via Casilina. Continua attenzione sui plessi scolastici, una manutenzione costante, ordinaria e straordinaria. Anche nel 2016 saranno interventi importanti di natura straordinaria su alcuni plessi della nostra città, dove abbiamo ottenuto anche dei finanziamenti regionali. Stiamo ultimando l'iter burocratico. Interventi molto importanti anche sono l'efficientamento energetico. Abbiamo efficientato circa 2000 punti luci, che sono poi i punti luce che abbiamo nella nostra città. Quindi un grande risparmio pure per grande, le casse un grande risparmio ovviamente per quella che è il pagamento delle utenze, un grande risparmio per la manutenzione, la messa in sicurezza dell'impianto di illuminazione e nello stesso tempo anche decoro, perché ovviamente con la sostituzione di diversi pali di illuminazione pubblica abbiamo restituito decoro a diverse zone della nostra città. Questo è stato possibile, ecco, va evidenziato anche attraverso l'utilizzo di un finanziamento europeo ottenuto. Abbiamo avviato l'iter anche della raccolta differenziata, non siamo ancora partiti, ma siamo veramente alla fine. Tra qualche settimana partirà anche questo importante servizio che la nostra città aspetta da qualche anno, un servizio che permetterà un risparmio ai cittadini e nello stesso tempo rispettare la natura. Interventi anche, lo so, io potrei stare qui fino perché veramente ne abbiamo fatto tanto di lavoro, sto solo elencando quelle che sono le cose, diciamo così, più importanti, tanti interventi sul dissesto idrogeologico, quindi con la messa in sicurezza di diversi punti della nostra città attraverso la riqualificazione di canali di scolo e la riqualificazione di diversi tratti del nostro centro storico, la riqualificazione di muri, di marciapiedi. Veramente abbiamo fatto tanto in ambito sociale, con iniziative in ambito culturale, iniziative, manifestazioni. A 360 un'amministrazione gradi. Attiva potremmo definirla. Io però, a proposito di progetti ambiziosi, lei tempo fa parlava insomma del rilancio del centro storico attraverso uno strumento, la STU. A che punto siamo? Ecco, mi ha ricordato forse una delle cose più importanti. Nell'ultimo consiglio comunale di dicembre abbiamo rilanciato anche questo importante progetto, un progetto sul quale io stavo lavorando sin dal mio insediamento, un progetto ideato dalla passata amministrazione dove io ero assessore e un progetto nel quale io continuo a credere, che permetterà la riqualificazione di una delle zone più belle del nostro centro storico a ridosso degli archi di Casiamari, con la realizzazione di spazi pubblici, di spazi che possono rappresentare un luogo d'aggregazione per la cittadinanza. Quindi con la realizzazione della STU avremo anche la realizzazione di un teatro per la nostra città, quindi zona sportiva e zona culturale, polo culturale, oltre ovviamente alla riqualificazione e valorizzazione di quella zona attraverso gli scavi che sono stati effettuati dalla sovrintendenza, che hanno portato alla luce resti e testimonianze importanti della storia della nostra città. Anche su questo stiamo lavorando e anche su questo siamo sicuri che riusciremo a dare delle risposte. Insomma, c'è tanto da fare, tanto fatto però dalla sua amministrazione.
Io adesso, visto che lei è anche presidente della provincia, insomma, voglio farle una domanda. Abbiamo parlato, insomma, nel corso delle nostre trasmissioni, ultime trasmissioni di lavoro. La provincia si è sempre attivata a sostegno dei disoccupati della provincia di Frosinone, proprio per fare in modo che l'economia in provincia, insomma, venisse rilanciata. In che modo? Avete istituito il tavolo di emergenza lavoro. Ecco, qual è l'impegno attuale dell'amministrazione provinciale? Pur l'amministrazione comunale non ha una competenza diretta ovviamente in quelle che sono le politiche attive del lavoro, ma il ruolo ci impone comunque di svolgere quel ruolo di coordinamento sul nostro territorio, coordinamento con le imprese, con le associazioni di categoria, con i sindacati, ovviamente con i lavoratori. Purtroppo i dati, anche in un'ultima occasione, in base a quelle che sono state le analisi effettuate anche da giornali che operano nel settore economico del nostro paese, hanno fotografato una situazione non certamente positiva per la provincia di Frosinone, una disoccupazione giovanile che va oltre il 14%, una disoccupazione in generale che va oltre il 40%. Noi abbiamo istituito questo tavolo per l'emergenza sul lavoro con lo scopo di creare un coordinamento sul territorio, un tavolo che unisca le forze, crei quelle sinergie necessarie per poi rivolgersi a quelli che sono gli enti sovraordinati, in questo caso Ministero e Regione, che hanno competenza in materia di lavoro. Abbiamo fatto diverse riunioni, una c'è stata qualche settimana fa, attraverso questa riunione è scaturita un ulteriore incontro in Regione che terremo la prossima settimana, e prima di quella riunione stiamo, attraverso il coinvolgimento di tutti i sindaci del territorio, sottoscrivendo un documento, recependo quelle che sono le istanze dei lavoratori, le istanze che sono emerse in quel tavolo, per portarle all'attenzione della Regione. Il documento di che cosa consiste? Il documento rappresenta un po' quelle che sono le criticità tutte note della provincia di Frosinone, chiedendo misure straordinarie alla Regione, misure necessarie per dare una risposta ai tanti disoccupati che ancora alcuni usufruiscono di ammortizzatori, di mobilità, ma che da qui a qualche mese anche molti di questi non avranno più un reddito e quindi un sostegno per le proprie famiglie. Quindi, dicevo, la provincia vuole essere e deve essere da supporto a questa situazione. Noi da parte nostra stiamo esercitando quelle che sono le funzioni che la legge ci ha dato, soprattutto la legge 56, quindi stiamo cercando di dotare, ma soprattutto di riqualificare quello che è il sistema viario infrastrutturale del nostro territorio. Abbiamo previsto nell'ultimo bilancio risorse superiori rispetto all'anno precedente, abbiamo riattivato il comitato per lo sviluppo, un comitato che funge da catalizzatore di tutte quelle che sono le proposte del territorio per poi indirizzarle agli organi preposti. Abbiamo collaborato anche con l'associazione di categoria, devo dire che c'è stato un grande lavoro di squadra con gli altri enti per rispondere alle call della Regione Lazio entro il 30 novembre, quindi per formulare delle proposte che possano portare fondi e risorse sul nostro territorio. E poi ci stiamo, ecco, occupando anche dell'aspetto formativo, perché ritengo che la formazione sia alla base di ogni azione di sviluppo, tant'è che abbiamo sottoscritto con l'Università di Cassino una convenzione che fotografi le ricadute di quelli che sono stati i finanziamenti del POR FSER 2007-2013 nel nostro territorio, per poi prepararci a chiedere ulteriori risorse sui fondi a valere dal 2014 al 2020.
Ecco, a proposito del tavolo del lavoro, è presente anche Confimprese Italia, sì. È stato ospite nella trasmissione ultima che abbiamo fatto di Impagina il presidente Guido D'Amico e lui sollecitava insomma, la politica locale a chiedere misure straordinarie per la provincia di Frosinone intesa come territorio, perché dice con la legislazione ordinaria non si va avanti. Quindi servono decreti ad hoc che debba fare il governo, che debba fare la Regione Lazio. Ecco, questi sono i due step da dover raggiungere. E lui dice, fa una proposta che ha lanciato proprio nel corso della trasmissione, quella di rimodulare il progetto dell'interporto facendo in modo che diventi un'area esente tasse. Allora io faccio sentire il servizio che abbiamo proposto anche ai nostri telespettatori nel corso del nostro telegiornale, le faccio sentire la dichiarazione di D'Amico e poi vediamo se è possibile applicarla o no in provincia di Frosinone. Il rilancio del lavoro in provincia di Frosinone è possibile, ma occorrono misure straordinarie che il governo e la Regione Lazio devono mettere in campo. Ne è convinto il presidente nazionale di Confimprese Italia, Guido D'Amico, intervenuto venerdì scorso nella trasmissione Impagina, insieme a Nino Polito, membro regionale della Federlazio, e al vicepresidente della provincia, Andrea Amata. Questo territorio ha bisogno di fare squadra, non una mera affermazione di intenti, ma una reale esigenza se si vuole dare forma a progetti concreti di rilancio e di sviluppo. D'Amico ha lanciato un'idea che la politica locale dovrebbe raccogliere per dare slancio ad un'economia in sofferenza, recuperare la zona dell'interporto e trasformarla in progetto pilota per nuovi investimenti a burocrazia zero, sgravi per le imprese e per coloro che assumono. Fornita, attrezzata, con un asse tra virgolette viario che c'è dentro e un altro in prossimità, in cui si potrebbe immaginare di fare quelle cose. Tax, free zone, sburocratizzazione o burocrazia a chilometro zero, come è bello parlare oggi, in cui creare quegli acceleratori economici che consentono alle aziende industriali e commerciali di avere un'area test in cui fare delle cose e provare a farle subito. All'appello e alle proposte messe sul tavolo del presidente di Confimprese Italia, la provincia di Frosinone risponde presente. Siamo pronti a sostenerle, dice Amata, attraverso il Comitato per il Lavoro e lo Sviluppo. Può essere il luogo per fare sintesi e dare forza alle istanze, organizzando proposte che possono essere subito attuabili. Il Comitato per lo Sviluppo del Lavoro Provinciale, oltre ad essere un collettore, deve essere un catalizzatore di idee, quindi non ci sarà nessuna difficoltà ad acquisire questa idea innovativa proposta dal presidente D'Amico che può generare sviluppo e occupazione, anche perché questo non è il momento di disperdere energie e provocare lacerazioni, ma fare squadra, lavorare tutti per un comune obiettivo, ponendo all'apice di una gerarchia di valori l'interesse del nostro territorio. A raccogliere la proposta anche Federlazio, purché si crei una zona esente da tasse. Studiamo molto meglio le peculiarità delle varie aree, ma ritengo che ci siano tutti i presupposti per riprendere in esame assolutamente l'area no tax, perché questo è uno dei passaggi. E poi una delle regole certe sia per i controllati ed una libertà agli imprenditori di movimento, di investimento e di fare impresa. Ecco Presidente, come accoglie la proposta del Presidente di Confimprese Italia Guido D'Amico? Che ne pensa? Sarebbe possibile applicarla in provincia di Frosinone o no? Guardi, mi trova perfettamente in sintonia con il Vicepresidente della provincia, oltretutto alla delega specifica alle attività produttive. Tutte le idee bisogna analizzarle e bisogna prestare attenzione, c'è un organismo istituzionale deputato a fare ciò che è il Comitato per lo Sviluppo, quindi ben vengano queste idee che vengano portate all'interno di questa istituzione con il coinvolgimento di tutti gli stakeholders del territorio può essere ovviamente oggetto di riflessione, anche perché poi questa proposta deve obiettivamente ed ovviamente essere estesa a tutti gli enti locali, perché quando si parla di tributi, quando si parla di tasse, ovviamente gli unici deputati ad poter esonerare i cittadini, in questo caso le aziende,
e le imprese dal pagamento di tributi sono gli enti locali. Si potrebbe però proporre a Regione e Governo di istituire aree di crisi in provincia di Frosinone? Beh, certamente sì, fu fatta per l'accordo di programma che oggi è oggetto di grande discussione. Io però non sono mai abituato a buttare tutto, vanno presi anche gli aspetti positivi a volte di quello, di ciò che viene fatto. Non lo considera un fallimento sostanzialmente? È stata comunque una grandissima occasione per il territorio. Oggi ancora non riusciamo ad avere, a toccare con mano questi benefici, però io sono abituato sempre a credere nelle cose e a portarle avanti. Anche sul questo accordo di programma ci sono state diverse riunioni, diversi incontri in regione con il Ministero, ma con lo stesso tavolo emergenza lavoro. Diciamo che non c'è ancora la parola fine a questo strumento che fu tra i primi in Italia, mi sembra il terzo in Italia se non sbaglio, quindi io il mio consiglio è quello comunque guardare avanti, fare nuove proposte come quella che è stata fatta poc'anzi o altre proposte che verranno portate all'attenzione del Comitato per lo Sviluppo, però mai abbandonare i percorsi intrapresi anche da altre amministrazioni, ma che vanno comunque portati avanti. Ora ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, torniamo a parlare con il Presidente Pompeo perché ci sono delle situazioni spinose da affrontare, il tema dell'acqua uno di queste, ma anche a proposito di lavoro voglio sentire una sua opinione pure sull'Agenzia Formazione Multiservizi. State con noi subito dopo la pausa pubblicitaria, continuiamo qui a In Pagina. We interrupt this program. This is an international emergency message. Please.